Salga sul palco Zenix. Oh! Salga sul palco Iker. Ce l'avete, raga? Su su sulla mano, 2, 1, tempo! Con Iker fra non discutere ti spezza, perché non puoi chiuderle, tu non hai presenza, anzi un'attitudine di merda, e per quanto puoi impegnarti un'altitudine diversa. Un'attitudine diversa, vabbè, Zenix ti sfonda, non fare splendido, va via. Il fatto è che ci metto l'energia, un freestyler tecnico, catalano, torna in giuria! Torna in giuria, non sei a risultarmi crazy, che parli fra di tecnico, parli di incastri, scemi, o merda fuori dagli schemi, fra tipo cali, Zenix, oggi dimmi chi potrà aiutarti, Zenix! E la tua terra è meglio che la giusti, rifiuti, immondizia, disoccupati tutti. Ma in Puglia ci sono i bei flussi. Tipo dai coglioni, ci sono i bei flussi in tutte le situazioni, e nel tuo culo ho visto i miglior flussi emigratori. Va bene, anche quando fa cagare spacca. Il fatto è che la Kintsugi ha fatto così schifo che la ragione la poteva rappresentare Shanka. Ma la gente fra non ti chiama, è per questo che ti spezzo. Un flow, perché ci metto il talento, anche se faccio cagare spacco, io sono forte per questo. Guarda, avevo parlato di calamità, cambiando l'accento, se vuoi lo posso rifare. Sei la calamita, la costante gravitazionale, vuoi andare sempre su senza pretendere di migliorare. Senza pretendere di migliorare e non fare quelle facce, che secondo me non hai lo stile. Non fare quelle facce quando fai le sfide, che sembri Mauro Reaction quando non capisce le rime. Il fatto che sei un fake e di condividere il suo stesso nome, io me ne vergognerei. Ti spezzo, giù tanto livello, sto scarso pivello, io Mauro riesco, e sul palco riesco. E il palco riesco, il fatto è che sul tempo ti spacco in un momento, di certo non sto fatto. Il fatto è che sul tempo combatto, facile fare doppie non dicendo un cazzo. Non ne dico un cazzo, devi riuscire a capirlo. Più che altro fra io cisto, capisco, io non mi affiglio, però ti eclisso, mi basta un ritmo. Mi basta un ritmo, il fatto è che ci vuole coraggio, e per sfidarmi anche convinzione. Il fatto è che spingo e lo spacco, non ti abbiglio, ti abbaglio. Infatti stai sfidando un raggio di sole. Io sto sfidando un raggio di sole, però io sono Ronaldo, il migliore, tu uno scarso minchione. Vuoi fottermi fra sopra il palco, però ti sto insultando, per questo sto risultando migliore. Aspetta, contro me di me mi sa che poi non te la cavi, perché poi non chiavi, sei Ronaldo, però la maglietta di Raimi stasera, perché uscirai agli ottavi. Questo che poi parla che fa rap da papero, io faccio questo flow solo per rappartelo, il mio flow non è le rime, non puoi preparartelo. Quartina sul beat, il fatto è che è andato più veloce per salvarsi, io da papero, tu da paperissima sprint. Tu vorrebbe fare lirica qui, ma fai una figura ridicola, sì, più che altro questo non l'ha capito, non vince la tappa e gli danno il tapiro. Lui usa la mimica qui ed è rispettoso, ma non conosce manco Artificial Kid. Il fatto è che comunque lo sai che non penso, crediti, ti riprendi quando si riprende Marilyn Manson. Che altro fra Marilyn Manson, tu che parli spesso, ma sicuramente non mi spacchi, certo. Non conosco Artificial Kid, I am an Artificial Kid, perché come rappo sono un bimbo e una macchina da combattimento. Frate, ti pagherei lo stipendio di una macchinetta del caffè. Sopra i quarti, non lo so, se ti dico spacchi, aspetta, vabbè. Casino voglio. Ancora casino per sta cazzo di fa. Primo round degli ottavi. Allora raga, casco sicuro con Babba Arcolli. Allora, se volete che a passare il turno, quindi sia Iker, fate un cazzo di casino al 3. 1, 2, 3. Se invece avete preferito Zenix, dovete farvi sentire al 3. 1, 2, 3.
vado. Bellissima battle, secondo me avete fatto pure poco casino per la battle che è stata. Da una parte le punch di Zenix una dopo l'altra, bravissimo. Da una parte il flusso e anche punch da parte di Hager. La differenza secondo me in questa battle l'hanno fatta alcune rime che a me fanno impazzire perché si sta perdendo. Io lo dico, magari vi starò sul cazzo a voi da casa, ma lo stile in questa roba è importante e secondo me lui, non so quanti cazzo di anni c'è, a 18 anni, c'è uno stile della Madonna, quindi ti faccio passare. Rinda, posso? Breve, diciamo, così l'ho fatta a breve, ma... Mauro, tu lo sai che io sto proprio esattamente agli antipodi di quello che ha detto Jack. A me dello stile non me ne frega esattamente un cazzo. A me è piaciuta la costruzione di ogni risposta, di ogni cosa. C'è una cosa di cui non mi sto capacitando, ma ve la dico dopo. Però per me, per quello che mi riguarda, non per mancanze tue, perché è stata una sfida veramente alta, il mio voto lo do a Zenix, perché mi è piaciuta la risposta che ci ha avuta ogni volta che tu gli hai fatto messo le palle in mezzo. A te la cosa è giusto? Allora, decisivo il voto di... La sfida è stata una sfida di Cristo. Raga. Allora, Zenix è un freestyler costante, lui ti risponde sempre, c'ha sempre la punchline, difficilmente va in difficoltà, accusa non tanto le fatality e lì risponde. Però anche io vengo da quel tipo di rap di cui parlava Dr. Jack. Per una questione attitudinale, di cambio di flusso, per me passa Iger. E ci tengo anche a dire che è uno dei talenti più cristallini. Sì, ma diciamolo pure che saper rappare non è una vergogna, porca puttana. Bravo, porco due, perché rappi bene. E viva chi rappa bene, anche tu hai rappato benissimo, bro. E viva Retru! Porca troia. Un po' di casino per Zenix, voglio!